Al mondo del calcio approccio a 5 anni, la mia prima esperienza nella squadra del paese. E, vabbè, il calcio ovviamente nella mia famiglia era molto amato, molto seguito. Infatti quando sono nato la prima cosa che mi aveva regalato mia mamma è stato un pallone da calcio. Quindi diciamo che era un po' scritto nel destino. E comunque i primi calci li ho dati nel campetto del paese. Ma probabilmente l'allenatore della Beretti, nel senso che mi ha spostato di ruolo a fare centrocampista, perché prima giocavo più avanti, quindi sicuramente, e poi soprattutto mi ha insegnato a difendere, che era una cosa che io non sapevo fare, invece adesso so fare solo quello e non so più attaccare, però questo è lo scherzo del destino. Beh, sicuramente l'anno di Novara in cui abbiamo vinto il campionato dalla C alla B con Mister Toscano. Soprattutto perché arrivavo da un periodo un po' difficile, perché l'anno prima ero a Monza e mi ero rotto la caviglia e mi sono presentato il primo giorno di ritiro, che praticamente ero appena rientrato e non facevo parte dei programmi del Novara perché ero fuori rosa, ed è stato il mister dopo 15 giorni che ha deciso invece di reintegrarmi. Prima mi faceva fare il difensore, ho fatto il quinto, ho fatto tutti i ruoli e poi alla fine mi ha fatto fare il mio ruolo. Però sicuramente l'anno di Novara, soprattutto perché è stata una stagione particolare, che non siamo partiti benissimo e quindi è stato un sempre rincorrere fino poi ad aver vinto il campionato. Beh, sicuramente Sami Khedira, perché secondo me interpreta al meglio il ruolo della mezzala, nel senso che corre, contrasta, si sa inserire e infatti nella sua vita ha fatto anche parecchi gol. Probabilmente sì, anzi sicuramente. Anche l'anno di Novara, devo essere sincero, c'erano tante squadre attrezzate, però sicuramente non c'erano i campi caldi e gli stadi caldi del girone C, quindi assolutamente sì. Da Bubba, centralmente verso Bianchi, può andare lo spalo, Bianchi, torsione di Bianchi! A Reggio sto bene, nel senso che è la mia prima esperienza sul mare ed è una cosa che avrei sempre voluto fare, perché comunque il mare mi piace. E poi la città si sta bene e soprattutto la gente è stra accogliente, quindi assolutamente un responso più che positivo. Nicolò Bianchi, con una storia su Instagram hai annunciato il tuo arrivo a Reggio Calabria, 11 ore di macchina, partenza da Bassano per arrivare proprio a Reggio Calabria. Era tanta la voglia di arrivare qui a Reggio? Sì, assolutamente, soprattutto avevo voglia di vedere anche la città qualche giorno prima di partire per il ritiro e è stato lungo, ma sicuramente, come l'ho scritto su Instagram, missione compiuta.
A telecamere spente mi hai detto chiaramente che conosci il tifo di Reggio Calabria, hai visto diverse partite, hai visto la curva sud che sostiene la Regina dal primo al 95esimo. Facciamo un saluto a tutti i tifosi della Regina. Sì, assolutamente, voglio salutare i tifosi della Regina e dirgli che darò il massimo assolutamente e cercherò di sudare la maglia come meritano. Tutti avevamo parlato della Regina come comunque una squadra seguita e assolutamente, però diciamo che arrivava da anni comunque tormentati, quindi me lo aspettavo, ma non così tanto, visto la storia poco prima di quest'anno, ecco. Questa è una domanda tosta. Diciamo che riesce ad ogni allenamento a farti credere che l'indomani giochi la finale più importante della tua vita in ogni singolo allenamento. Quindi probabilmente il pregio che ha è questo, nel senso che riesce a farti dare tutto in ogni singolo allenamento, non solo nella partita. Diciamo che a me hanno sempre detto che più sali e più c'è umiltà, e quindi probabilmente me lo aspettavo per via di questa cosa che hanno sempre detto, però poi devi toccarla con mano. Io non ho mai avuto la fortuna di calcare certi palcoscenici, invece abbiamo compagni quest'anno che li hanno calcati per parecchi anni e anche da protagonista, e quindi assolutamente sono stati tutti una sorpresa. Beh, diciamo che mi piacerebbe fare l'allenatore, quello sicuramente, nel senso che devo vivere il campo, sono uno che vive il campo, e quindi se dovessi pensare a un ruolo dovrebbe essere all'interno del campo da gioco, e quindi è il ruolo dell'allenatore.